responsabile del servizio di salute, un protagonista della salute mentale in Sardegna, uno dei soci dell'AIRSAM. Cosa è che vedi, come ti ha coinvolto l'AIRSAM, cosa ti piace? Attraverso la lettura del libro Psicoterapia di comunità mi sono avvicinato all'AIRSAM perché ho trovato lì le idee, un supporto alle cose, le idee, il supporto alle attività che stavamo facendo nel nostro dipartimento, quindi ho trovato un gruppo di colleghi che pensavano, insomma, che organizzare una comunità di cura fosse il momento fondamentale e prioritario di ciò che deve essere fatto in una, da un dipartimento, al di là delle singole pratiche, insomma. Quindi questa vision, questa atmosfera, diciamo, mentale, chiamiamola così, questo mi ha avvicinato all'AIRSAM. I punti di forza e di debolezza dell'esperienza in Sardegna in questo momento? In questo momento c'è mi pare sia un momento fortunato, un momento di riflessione, la politica è vicina, ci ascolta, i dipartimenti per la prima volta sono costituiti in un coordinamento, per cui stiamo cercando di scoprire quali sono le pratiche migliori che possano essere attivate in tutti i dipartimenti. Stiamo facendo dei progetti comuni, come per esempio un progetto di contrasto allo stigma regionale che va dal torneo di calcio alla manifestazione che si chiama Chiori a Sentieri di Libertà. Per la prima volta stiamo lavorando tutti assieme come se fossimo quella che vogliono costituire, una slunica, insomma, in uno spirito di assoluta collaborazione e di voglia di crescere assieme, confrontandoci. Sì, c'è movimento in Sardegna. Sì, penso che sia un momento favorevole. La grande difficoltà che stiamo attraversando, economica, insomma, la grande crisi di questo momento, penso che possa essere anche un momento favorevole per fermarsi a riflettere, per ripartire, per trovare nuove soluzioni. E quindi la crisi veramente come opportunità per riniziare, per andare oltre. E il fatto che non ci sia una leadership chiara, no? Lo stimolo a mettersi in gioco in prima persona, dando un aiuto, un apporto alla soluzione dei problemi, al cambiamento, con l'idea che si possa veramente creare che si possa sognare, che si possa anche pensare a qualcosa che può sembrare utopistico, che ci può attrarre, che ci può dare l'energia per andare avanti, progettando. Io ho fatto l'esperienza di Sassari, penso veramente che forse la crisi in questo momento può essere un'opportunità per il cambiamento, approfittando anche di un assessore, un direttore dell'assessore della sanità molto sensibile. Cos'è l'esperienza dei sentieri? L'esperienza dei Sentieri di Libertà. Sentieri di Libertà nasce da un progetto di montagna terapia che era rivolto a un gruppo di persone che frequentavano il nostro centro di salute mentale, e in questo progetto abbiamo intravisto la possibilità di creare proprio di passare da un progetto, diciamo, di psicoterapia di gruppo ad un progetto di psicoterapia di comunità, per cui questi camminatori, questi pellegrini, questo camminare è diventato un movimento di persone che si mettono in gioco, che pensano che il percorso di recupero possano essere fatti attraverso il contatto con gli altri, il contatto con la natura, col mondo, in un percorso di riappropriazione degli spazi che sono stati perduti, che sono stati scippati, che insomma, che in qualche momento non appartenevano più alle persone che stavano male. Quindi questo camminare adesso per i monti in Sentieri di Libertà, che vuol dire proprio ritrovare la libertà di essere se stessi anche attraverso una malattia, che può essere un'opportunità di ritrovare la libertà, di aderire al proprio destino, no? di capire chi si è e perché si è questo mondo, insieme alle persone delle comunità che ci ospiteranno, che sono le comunità dei Tacchi d'Ogliastra. Sono 7 paesi
che ci ospiteranno, cucineranno per loro, ci mettono a disposizione il loro territorio e addirittura hanno sovvenzionato con un'economia importante la manifestazione. Pensare che si possa lavorare tutti assieme con l'idea che, diciamo, l'incontro tra senso e non senso, come dice Jung, possa dare origine a un senso superiore, tra persone così che pensano con una logica ferrea, con persone che vivono in un'altra dimensione, che non è proprio quella, diciamo, della maggioranza, possa portare ad una comunità, ad una società più ricca, con la diversità che è assolutamente una ricchezza e non un gap. Quindi sentire libertà è proprio questa idea, che tutti dobbiamo partecipare a proteggere la salute mentale, che è bene comune, e lo faremo in un territorio dove la terra è di tutti, dove c'è l'uso civico del territorio, per cui un territorio è una terra dove tutti possono camminare, dove non ci sono muri, dove non ci sono cancelli, e che dobbiamo proteggere perché è terra patria di tutti noi, insomma.